Il POS 2019-2021 non piace a nessuno, non piace neanche al Comitato San Timoteo, che questa mattina ha incontrato la stampa per annunciare il ricorso al TAR. È un piano che penalizza tutta la sanità molisana, hanno detto i referenti del Comitato, approvato alla chetichella dal commissario Toma, e che penalizza in particolare il San Timoteo di Termoli, che serve una popolazione ampia che d'estate aumenta sensibilmente. Un piano, hanno aggiunto, che va in una direzione ben precisa: depotenziare il nosocomio termolese, che dunque non avrebbe più futuro perché con gli accordi di confine in via di definizione perderebbe servizi essenziali per la popolazione. Il presidente Nicola Felice spiega ai nostri microfoni le ragioni del ricorso. Noi con questo POS diciamo che viene ulteriormente aggravata la situazione di San Timoteo, in quanto pur stando nel... si dice il 31 di dicembre scade, non è vero questo, perché sappiamo bene, l'esperienza ci viene data anche dal passato POS, il cosiddetto POS 2015-2018 di Frattura, che fino a pochi giorni fa dell'adozione del nuovo POS era in vigore. Quindi non è facile oggi dire noi pensiamo al 2022-2024, perché per arrivare a quello ci vorranno gli anni, e quindi questo adottato avrà tutte le sue efficienze e le sue efficacia. Quindi poiché con questo da subito si potranno fare entro il 31-12 i cosiddetti accordi di confine, e proprio per l'ospedale San Timoteo, nelle specialistiche più importanti, tipo emodinamica, punto nascita, traumatologia, già è predisposto di fare un accordo con il San Pio di Vasto e quindi con l'ASL di Chieti. Noi questo praticamente ci porta quasi a definire che il San Timoteo non può avere un futuro. E quindi è impensabile poi che con la nuova programmazione 2022-2024 si possa tornare indietro, anche perché questo POS, come i precedenti, sono state realizzate, anche il prossimo sarà realizzato dall'Agenas, che sono i tecnici ministeriali. Quindi se loro sono i fautori del passato, anche il futuro, è difficile che loro possano smentire quello che oggi hanno già realizzato. Ricorso affidato allo studio Iacovino di Campobasso. Studio Iacovino, insieme al collega Fabiano e al sottoscritto, patrocineremo questo ricorso. Siamo contenti che il Comitato San Timoteo ci siamo scelti come studio. Abbiamo fatto tante battaglie anche qui su Termoli per associazioni portatrici di interessi diffusi, quindi siamo lieti e onorati di rappresentare anche il Comitato San Timoteo in questa battaglia per la difesa della sanità del Molise e soprattutto del Basso Molise in questo caso, visto che il Comitato San Timoteo chiaramente è rappresentativo della realtà di Termoli e del Basso Molise in particolare. Ricorso già pronto, che verrà presentato nelle prossime ore. Comunque questa tematica già l'avevamo affrontata dall'inizio dell'emanazione del nuovo POS, quindi diverse criticità abbiamo rilevato e quindi siamo fiduciosi di poter ottenere un risultato in sede giurisdizionale, anche alla luce, ricordiamo, di una sentenza della Corte Costituzionale che aveva già espresso dei principi che ci sembrano invalicabili e che siano stati disattesi nuovamente da parte del commissario nell'adozione di questo piano operativo.